Un rave è una festa fatta senza chiedere permessi di nessun tipo e basata sull'autogestione, sull'auto-organizzazione dell'evento. Le persone decidono che vogliono fare una festa e la fanno, punto. Parlare di movimento rave è un po' fuorviante, mi pare che il movimento l'abbia più creato la Meloni con la sua legge che non i primi rave. Noi ci aspettiamo con questa norma sui rave di non essere diversi dalle altre nazioni. Qualsiasi cosa tu voglia fare la fai rispettando le regole e le leggi dello Stato italiano. È una legge poliziesca che vuole incarcerare ragazzi che commettono il reato di far ballare altre persone. La gente che non ha capito neanche cos'è la cultura liberale, non mi aspetto altro che questo tipo di porcherie. Questo è bellissimo. Yeah! Rock and roll. Sono Pablito Il Drito, sono un DJ, un produttore e ho scritto anche qualche libro legato alla storia delle controculture. Il mio legame con la cultura rave inizia quando i rave di fatto a Milano quasi non c'erano. È una cosa che inizia negli anni 90. Sono fenomeni estremamente sotterranei. Rave è una festa fatta senza chiedere permessi di nessun tipo e basata fondamentalmente sull'autogestione, sull'auto-organizzazione dell'evento. Le persone decidono che vogliono fare una festa e la fanno, punto. I primi rave erano organizzati, almeno qua a Milano, da persone che erano legate agli squat, alle occupazioni e qualcuno anche ai centri sociali. Le posse, piuttosto che la pacianca, il punk, avevano un po' stancato e quindi alcune persone volevano cambiare musica. Un esempio di flyer degli anni 90. Rave non stop, la data, il meeting point, quindi dove ci si incontrava e basta. Questa era una roba techno del 97 al Parco Sempione. Leoncavallo 2010, Bike Smart Festival, sì. Una serata per finanziare un'occupazione. Festa è di tutti, che la techno è di tutti e quindi te ne devi prendere cura. Non ci sono i capi, non c'è una gerarchia, come dire, ognuno deve badare a se stesso e anche a quello che ha di fianco, un po' un principio, diciamo, del buon samaritano in qualche maniera. Qua ci sono dischi, robe, computer vecchi, strumenti, sono botti di roba di questo tipo. Questo qua è roba anni 80. Questa qua è tutta roba che, ah, ma ce l'ho lì, non mi serve, li prendo e li tengo qua, poi quando ne ho bisogno li uso. I rave devono credere nella techno, nel potere taumaturgico, guaritivo della techno. È un rito purificatore che serve per riequilibrarsi, per incontrare nuove persone che sennò faresti difficoltà a incontrare in altri ambiti. La politica del governo neofascista dice: noi bianchi italiani, loro neri, poveri, che vengono qua a rubarti o a fare di peggio, capito? C'è sempre questo noi e loro. Nel rave questa cosa non esiste perché è tutto un insieme. Il DJ addirittura è nascosto, per cui tutti sulla pista contano quanto il proprio vicino. Questa cosa dà fastidio a chi ha una visione autoritaria della società.